avuto questa esperienza del gruppo di idol che devo dire mi ha divertito un sacco, mi ha anche stressato un sacco perché onestamente è difficile fare l'idol. Devi metterti lì, cantare, ballare, fare immensi, come si chiamano? Lezioni di canto, ballo, prova, prova, questo non va bene, questo non va bene, cambia. Devi anche adeguarti un po' agli altri perché comunque poi la tua spinta, la tua energia, il tuo modo anche di ballare e di cantare è completamente diverso dagli altri, quindi in un certo senso ti devi adeguare. Ovviamente poi quando sali nel palco, fotte sega, cioè tutti proprio come se fosse l'ultimo live della tua vita, che più o meno è stato così. Dopo aver fatto questa idol esperienza, no? Questa idol dell'esperienza, pensavo di non rifare mai più l'idol nella mia vita, invece la vita è strana. E sì, e io dopo 8 anni mi sono rimessa a fare l'idol, io lo dico. Bene. In realtà già 2 anni fa, proprio da Siopan o Alisu, mi è stato chiesto se volevo fare l'idol per il suo vecchio gruppo, però c'era un problema sia con la mia agenzia e sia il fatto che io volevo comunque fare la rock band. E poi è arrivato il corona e si è praticamente fottuto tutto in ogni caso, purtroppo. Anche perché poi da loro sono passati proprio a un'agenzia e quindi io comunque non sarei mai potuta, non avrei mai comunque potuto continuare a fare l'idol in ogni caso, perché ci sono dei problemi di contratti. E solo che poi anche il progetto della rock band non è andata benissimo, tuttora non vi saprei neanche dire come sta andando, perché sì, i recording li abbiamo fatti, uno dei membri si è tolto, si è sempre lì anche con l'immagine. I fan giapponesi, i fan italiani sono così tanto diversi che purtroppo cercare di mettere insieme le due cose è un problema, e sto facendo più o meno 5 cose diverse insieme. Io se dico non ce la faccio. Anche fare l'idol, appunto, devo dedicarci davvero tanto tempo, almeno 4-5 volte a settimana, più andare in palestra, più altre cose. E fortunatamente è stato, diciamo, solo un live, perché se fai l'idol in teoria farai un live almeno una volta al mese, quindi queste lezioni sarebbero state moltiplicate per una cosa simile. Però dai tempi delle Tiger per Tokyo che non mi divertivo così tanto, sul serio è. Cioè l'emozione che si prova a salire nel palco tutti insieme è completamente diversa da quando lo fai da solo. Io ho fatto l'idol in Giappone per un breve periodo, sarà stato più o meno un annetto che avrò fatto l'idol. Ho anche rilasciato un singolo, cioè karaoke, joy sound, se qualcuno in Giappone la vuole cantare. E vabbè, però farlo da sola non è la stessa cosa. Cioè, ovviamente tra i membri non è che in realtà eravamo tutte amiche, siamo best friend, facciamo un gruppo di idol stile Love Live. No, non succede così, no. Praticamente io conoscevo sia Arisu che Ririatte da Twitter, in realtà, non mi ricordo, da Twitter tipo da 2 anni, sì, più o meno poco prima della pandemia, perché eravamo andate al caffè di Tokyo Mio Mio insieme. E lì in realtà mi era già stato chiesto appunto di entrare nel loro gruppo di idol, e io a quel tempo dissi di no, perché avevo comunque altre cose da fare e non riuscivo a starci dietro. Questa volta, dopo la pandemia, comunque si trattava di un solo live, quindi alla fine poi essere in 5, conoscevo, a parte Raya, conoscevo anche l'altra Heidi, tramite Instagram, perché era molto carina, e quindi ho detto: ah, beh, boh, ok, cioè se solo per una volta posso provare. Ho parlato con la mia agenzia, vabbè, se solo una volta va bene, fallo pure. E quindi è andata bene. Non mi aspettavo così tante prenotazioni. Sono venute un sacco di persone a vedermi, sono venuti anche un sacco di miei amici. Ci sono state 62 prenotazioni solo per noi, più tutti i clienti che erano delle altre idol prima. Eravamo 100 persone, il che un po' mi faceva anche un po' paura, perché ero tipo: fortuna che non ci sono troppi casi in Giappone, e il corona, la variante nuova non è entrata, quindi ho detto vabbè, ok. Ero tipo: un po' Bunai sta cosa. Però alla fine è anche a Bunai, cioè anche, in realtà è pericoloso solo come entri in treno, cioè il treno a me fa sempre scompisciare le risate, perché è proprio l'anticorona della vita. Quindi ho detto vabbè, sti cazzi, tutti si tenevano la maschera, a parte noi ovviamente che cantavamo, stavamo lì col microfono con l'alcol. Però bello,
E qualcuno mi aveva chiesto, ma siete... Aspetta, qualcuno mi aveva chiesto delle domande in cui io voglio rispondere. Volevo fare inizialmente questo mio video con gli altri membri, ma non sono, diciamo, tipe da YouTube. Mettiamola così, io ho già rotto troppo le palle con i video della promozione, quindi sono tipo, vabbè, insomma, lo farò io, perché anche ieri eravamo davvero troppo, comunque eravamo troppo incasinate. Come mai vi esibirete solo per una volta? L'abbiamo messo nel video giapponese perché la leader, ovvero Shiopanna Risu, che è quella che ha avuto forse più esperienza di fare l'idol in Giappone in questi ultimi 3 anni, se ne ritorna in Inghilterra per cose personali. Quindi diciamo che è stato il suo, in giapponese si chiama Sotsugyo Live, che vuol dire cerimonia di addio, sostanzialmente la cerimonia di quando finisci una carriera, no? E io questa cerimonia non l'ho mai fatta, perché alla fine non pensavo neanche mai di finirla né di iniziarla, quindi, boh, vabbè. Però lei effettivamente comunque torna a casa, io, boh, che ne so, potrei fare, boh, la Chiari Pam Pam quarantenne un giorno. Ovviamente alcuni mi chiedono, ma siete davvero amiche o fate finta di esserlo? Nel senso, nessuno dei due, siamo amiche barra conoscenti, però non siamo migliori amiche, non siamo le Love Live, appunto, come ho detto prima. Però andiamo d'accordo, cioè tutte andiamo comunque d'accordo, non c'è stato, non siamo nemiche di se stesse. Cioè, fortunatamente no, perché siamo state, cioè appunto è stata Risu a sceglierci, quindi poi da lì ci conosciamo un po' tutte, ok, bella lì, ciao. E uno mi fa, ma tu sai quanto è tossico l'ambiente idol giapponese? Sei sicura di volerti immischiare? L'ho già fatto 8 anni fa e vivo in Giappone, cioè se pensi che solo l'industria dell'idol sia tossica è perché non hai mai vissuto qua. How many hours do you practice prepare your choreography? Hello from Spain, che carini. Hola. Allora, più o meno ballavamo e cantavamo almeno dalle 3 alle 4 volte a settimana. Verso la fine del live, le ultime 2 settimane, quasi tutti i giorni. Solo che ovviamente ognuno aveva le cose proprio da fare. Arisu è sempre andata in palestra, quindi continuava ad andare in palestra. Io ho ripreso dopo un anno e stavo morendo, letteralmente. Le altre non l'hanno mai fatta, però si muovono da Dio, quindi direi che è a posto. Se davvero hai un live ogni settimana, ogni 2 settimane, ti dovresti davvero allenare tutti i giorni. Poi, è stato difficile ambientarsi a causa dei diversi canoni di bellezza? Sì e no, nel senso, io sono stata molto felice che questo gruppo sia stato completamente diverso, che noi eravamo completamente diverse. Non eravamo solo il gruppo delle bianche biondine a fare l'idol, eravamo davvero nazionalità diverse, colori diversi, stili di bellezza diversi, e a me piaceva per questo. Onestamente sono stata davvero felice, non penso che si possa neanche ricreare volendo un gruppo simile poi per caso in Giappone. E poi ovviamente c'è normalmente in Giappone a chi piacciono gli stranieri, a chi piacciono le straniere, normalmente è sempre lo stesso tipo di fan. Infatti i nostri fan erano molto mischi, nel senso che conoscevano tutte noi, praticamente quasi tutte noi ci conoscevano. I miei fan erano come quelli di Aris o quelli di Heidi. Poi ovviamente ci sta un po' la preferenza, per esempio io prendo tanti fan del cosplay perché sono notago de merda, e se devo dire così, e quindi se una persona mi parla di VTuber, di K-On, Lucky Star, qualsiasi stronzata del mondo anime, io ci parlo per ore. Riri per esempio invece è molto mascolina, va tantissimo tra le ragazze, perché comunque è proprio figa, se vuol dire, cioè io le la manetta per lei, però vabbè. E perché anche lei poi a volte fa anche cosplay maschili, posta tante cose di tipo Tokyo Revengers, cos'è che era fissata prima, non me lo ricordo, però un sacco di robe che io, cioè, no, io e lei siamo praticamente lo specchio. Arisu invece è l'unica che non è un otaku, gli piace solo Cardcaptor Sakura, gli piacciono le idol in generale, J-pop idol, e gli piace fare dolci, potrebbe aprire una pasticceria, quindi completamente diversa da noi, proprio non gliene frega niente del mondo anime manga. E Heidi invece è una seiyuu, nel senso che lei ha studiato a scuola di doppiaggio e ha anche fatto la maid per diverso tempo, quindi come Arisu, anche Arisu
ho fatto la maid, quindi hanno preso molti clienti da quell'ambiente. Io invece l'ho fatto solo per 2 giorni, quindi non posso neanche dire ho fatto la maid. Poi Raya, che è l'unica metà giapponese, o plus, come la volete chiamare, plus, metà mista giapponese d'Inghilterra, maggiore giapponese inglese, e lei lavora proprio in un bar di anime manga. Ovviamente gli piacciono molti anime e manga, gli piacciono i boss love, quindi yoi eccetera eccetera. E non lei, ah no, Ririatto è fissata col K-pop, io proprio già lì specchio, come dicevamo prima, lo specchio proprio completamente, io no, bannata la domanda ti piace il K-pop, proprio il mio comunque, stavo dicendo, Raya invece lavora in Anime Sound Disc Bar, che sarebbe tipo un bar normale, ma dove le persone appunto vanno lì a bere e a volte a cantare al karaoke, che sarebbe un bar karaoke di anime e manga, e fa spesso anche lì cosplay, ma giusto per divertimento. È la più giovane, ha 20 anni, sta iniziando diciamo a lavorare adesso, quindi è proprio la più piccolina, no? Insomma, quella è un po' anche un meno esperienza, però che aveva già fatto anche l'idol prima. Gli piacciono molto le cose un po' menhera, che Jiraikei, che sarebbero tutte le cose un po' emo. Cioè, ai nostri tempi, tra virgolette, era proprio l'emo, il tipo, ah, super emotivi, mi taglio le vene, non so se si taglia le vene oppure no, però, insomma, più o meno, a volte così, a volte se ne usciva anche con qualche frase un po' paurina, però è una ragazza simpatica, però a volte se ne usciva così. La vita quanto è brutta, io, ma come? Non le lo dicevo seriamente. Vabbè, comunque, quindi sì, penso che sia uscito davvero un bel gruppo. Poi, Italia, Messico, Gran Bretagna e America. Ma qual è la quinta da dove viene? Che bandiera è? Allora, Arisu è Santa Lucia. Voglio sperare che la penso, perché in italiano sono sicura che è Santa Lucia. Ma è un'isola. Un'isola, è una isola piccolissima, purtroppo. Cioè, andatela a guardare su Google, non lo so io. Lo so, io l'ho scritto, l'ha pure detto. Andatevi a vedere il video del giapponese. Se ti capitasse l'occasione in futuro, vorresti ripetere questa esperienza? Sì. Avrei detto di no fino a ieri. Fino a prima del live avrei detto no, perché dopo tutte le volte delle lezioni, l'ansia, io non riuscivo a dormire. Mi sono dovuta prendere la melatonina per dormire, perché ero troppo in ansia per questa cosa. Avrei detto di no. Però dopo aver visto il live avrei detto sì. Solo che sì, ma ci deve essere un motivo davvero dietro, se no mi piacerebbe farlo in un modo che non si vede che sia troppo io, in un modo non reale, tra virgolette. Cioè sì, ma, sì, ma, sì, ma, o mi pagano, lo faccio solo con le mie amiche e basta. E vorrei anche io fare l'idol in futuro. Come funziona la scena delle chica idol? Come ti esibiresti? Allora, quando vai in una ditta grossa, in un'agenzia grossa, e ti fanno già fare il major debut, allora, questo è tutto un altro discorso. La chica idol più o meno lo può fare chiunque, basta che sai, diciamo, un po' cantare e ballare. Ti cerchi gli eventi, fai le audizioni per le agenzie, fai le audizioni per gli eventi, lì ti chiamano e lo fai. Se sei abbastanza brava, sei popolare, sai già come funziona il campo, basta che tu chiami il live house e ti fai le cose da solo, come ha fatto Arisu. Sostanzialmente puoi andare solo a provini. L'unica cosa è che purtroppo fare l'idol non ti permette di avere un visto. Cioè dovrà sempre essere una cosa come un plus che fai tanto per divertimento, e anche troppo scintillantemente, perché potrebbero esserci dei problemi se sei completamente straniera. Quindi o stai in un campo di intrattenimento, appunto, lo devi sempre fare un po' come seconda cosa, se no devi per forza essere sposata o cambiarti nazionalità e altre cose. E quante ore per una buona performance? Non so neanche se è stata buona, però ci abbiamo provato. Dove si può vedere il vostro live? Su Tweetcast, potete vederlo fino a 2 settimane il video completo. Poi metterò io un video in preview su Twitch, dove farò la mia reaction solo per i membri subbati, e dopodiché, quindi tra circa un mese, verrà messo sul mio canale YouTube. Sperando che non ce lo bloccano per l'audio. Qual è la percezione delle idol nei nostri paesi nativi? Allora, io penso che in nessuna di noi, perché io l'ho già chiesto, esiste la cosa dell'idol. Forse in America, l'unica che era già sì, era l'americana Heidi. Comunque, chi è fanatico del Giappone conosce anche il fenomeno delle idol, però non è una cosa così gettonata. Uguale come il Messico, ci sono tanti amanti di anime e manga, però l'idol in realtà non se ne è mai sentito così tanto parlare. Io penso che il più grande
la più grande influenza come paese a livello di pop culture e anche di idol sia la Francia. Alla fine sono sempre i francesi che la vincono, io per un pelo. Farete mai un CD? Ci sarebbe tanto piaciuto, ma visto che comunque siamo unite, poi ci scioglieremo, non lo so. Se qualcuno mi dice: ah no, voglio che continuate con i membri restanti più un'altra ragazza oppure con solo te membri, un giorno ci potrei pensare. Comunque è stata una bellissima esperienza, è stato un doki doki assurdo, mi sono davvero sentita come, sì, come gli anime che guardavo quando ero un pochino più piccina, li guardavo quando avevo 20-21 anni, ero fissata con Love Live, Wake Up Girls, comunque anche anime non tu proprio happy happy sul mondo idol, perché sapevo un po' come funzionava, però mi è piaciuto parecchio. Sono molto confusa onestamente su cosa fare adesso, perché non mi aspettavo neanche una cosa così tanto simile, e ho avuto richieste del perché non lo fai di nuovo, perché non fai un altro live, però mi piacerebbe rivederti come idol. Io a volte dico: cavolo, però il mio è la mia età. In realtà io non sono la più vecchia del gruppo, non vi posso dire chi, ma qualcuno è ben più sopra di me. Solo che alla fine, se non lo fai vedere, se ti trucchi bene, hai la forza, non vuol dire niente, anche perché se uno vede la mia foto di 18 anni, nessuno avrebbe mai detto che io avessi 18 anni, proprio un cazzo di nessuno, quindi... Però ovviamente il fisico anche è leggermente diverso, ti devi tenere molto più allenata di quando magari avevo 18 anni. Bene, questo è tutto, se avete altre domande vi prego di lasciarmi un commento, e per il resto ci vediamo su Twitch e sempre su qua sul canale YouTube. Grazie mille alle persone che comunque hanno visto il live nonostante era mattina iper presto in Italia, e per il resto vi mando un super bacio. Ciao!